questo risultato è ancora più grande proprio per questi motivi. Io voglio fare anche dei ringraziamenti a nome di tutti ai primi firmatari di questo appello e con chi abbiamo costruito la fiaccolata. Ne cito due perché dimenticherei gli altri, ma sono Giorgio Airaudo e Ugo Mattei, che hanno già parlato ma si sono presi la responsabilità di darci un'opportunità in più per fare questa manifestazione. Voglio ringraziare la Torino che resiste, la Torino che c'è qui questa sera ed è in un numero veramente grande, in una città amministrata da un sindaco che farebbe bene a venire in Val di Susa e parlare con qualcuno dei nostri sindaci per capire come si intende questo mestiere e cosa significa provare a capire chi dovrebbe rappresentare. Voglio ringraziare, e permettetelo di farlo in una maniera particolare, una volta in più la Val di Susa, che in questi giorni è stata massacrata, è stata denigrata, è stata gasata, ma questa sera è ancora qui, con le bandiere, con le persone, con i bambini, con le mamme, con tutto il popolo della Val di Susa, a dimostrare una volta in più che questa ormai non è più solamente la valle che resiste, ma è la valle che non si arrende, è una valle che ha dimostrato a Chiomonte, come questa sera, che sa fare tutto quello che deve fare. Sa intendere i momenti di lotta nei modi migliori, nei modi più giusti, sa interpretare le cose che fa. Il mio auspicio, il mio augurio è che una Val di Susa nella realtà sorga ovunque, sorga in tutta Italia, che 1000 libere repubbliche della Maddalena crescano ovunque, perché questo è l'unico modo per provare a dare un futuro diverso a tutti e tutte. E poi voglio anche che si sappia in maniera chiara, siccome l'abbiamo provato a dire in tutti i modi, non sta a me poi entrare in una serie di argomenti perché non ne sono nemmeno capace, che qui tutti devono capire cosa noi stiamo facendo. Quando noi diciamo che il movimento NoTav è una garanzia per il futuro di tutti e tutte, lo diciamo perché è una cosa vera. 100 metri di questa linea sono una cosa molto semplice, sono un posto in meno in un letto di ospedale, un chilometro e una scuola in meno. Questo noi stiamo facendo e di questo ci dovrebbero rendere onore tutti, non solamente a star dietro a tutte le accuse e le fandonie che si dicono. Quest'opera non creerà mai lavoro, perché il vostro mondo è un mondo che non crea lavoro, è un mondo che crea solamente sofferenza. E io voglio ancora ringraziare tutti, dare la solidarietà massima a tutti gli arrestati e le arrestate. Voglio anche ricordare che domani ci sarà un presidio davanti al carcere delle Vallette alle 5:30, in contemporanea un presidio al ponte di Bussoleno nel centro storico e anche un presidio a Susa, scusate, e anche un presidio a Venezia sul ponte di Rialto. Questo è uno dei tanti modi per farci sentire, per far sapere a tutti che comunque si devono veramente rassegnare, black bloc o non black bloc. Io capisco che non riescano a capire che una valle intera si prende il diritto a difendersi, si prende il diritto a resistere per il futuro di tutti. Grazie, grazie a tutti.